questo. Gloria, 4-0 e due punti guadagnati sulla Juventus, un pomeriggio quello interista che non pareva promettere nulla di buono. Per demerito della squadra di Simoni, un primo tempo imbarazzante giocato su ritmi da torneo amatoriale, e per merito di una vispa Atalanta, puntuale ad arrivare in anticipo su ogni palla e a chiudere ogni sbocco agli avanti interisti. Poi, allo scadere del primo tempo, l'episodio che ha cambiato la storia e il corso della gara. Fuori Rustico, espulso per doppia ammonizione, e Atalanta in 10 contro 11 a remare controcorrente. Accade così che l'Inter sfiori il gol con Zamorano, lanciato da Ronaldo, sul finire del primo tempo, e che la stessa Inter costruisca le basi del successo con l'ingresso di Cano al posto di Colonnese, non prima di aver rischiato il tracollo su un facile tentativo andato a vuoto di Cappioli, entrato nella ripresa al posto di Sgro. E così, come insegna la strana legge che traccia il destino delle partite di calcio, il non gol dell'Atalanta diviene pochi istanti dopo il gol del vantaggio interista. Moriero fa tutto con estrema semplicità. Il suo diagonale, simile a quello di Piacenza, è imprendibile per l'ottimo Fontana. A questo punto la gara è praticamente segnata. L'Atalanta, crollata sul piano psicologico, non riesce più a reagire e l'Inter può tranquillamente dilagare. Sono le 16:30 in punto quando il pubblico interista può festeggiare il gol più atteso, quello di Wankwo Kanu, che, servito da Moriero, s'aggiusta la palla, batte Fontana prima di festeggiare alla sua maniera la prima rete in campionato con la maglia dell'Inter. E la festa non finisce qui. Simeone dà a Ronaldo in sospetta posizione di fuorigioco e il brasileiro segna il terzo gol, scatenando l'entusiasmo sugli spalti e la vibrante protesta di Dundersky, che guadagna così anzitempo la via degli spogliatoi. C'è gloria anche per Benoît Coé, che con grande sorpresa dei tifosi di Fontana si propone come epigono del più celebre connazionale Michel Platini nel calciare la punizione dal limite. E con il gol del francese il poker interista è servito. Ci sarebbe gloria anche per Diego Simeone, ma il 4-0, un risultato che premia l'Inter al di là di... mettono in condizione di avere una delusione maggiore, insomma. Comunque il primo tempo non lasciava presagire un pomeriggio così felice. No, primo tempo l'Inter ha giocato abbastanza lenta e ha fatto un po' di fatica a trovare... Poi gli ultimi 10 minuti meglio, poi è stato espulso Rustico e quindi è stato un po' meglio per noi, diciamo. Poi secondo tempo mi sembra che siano entrati con una grinta maggiore i giocatori dell'Inter. Un dato importante è il gol di Cano, il primo gol di Cano. Sì, devo dire sinceramente è un momento meraviglioso che per lui è molto importante. L'ha fatto anche molto bene, nel suo solito modo freddissimo e di gran classe per fare gol, e devo dire mi è piaciuto molto anche Zelias, molto pulito, molto veloce nel passaggio, quindi sembra che i giovani Cano, Zelias, Ronaldo e compagnia siano tutti bravi. La Juve è più vicina, ma c'è sempre di mezzo la Lazio. No, ma ci sono di mezzo tutte e due, cioè sono due squadre molto forti. La Lazio non mi aspettavo che oggi giocasse, avesse un risultato così sonante. La Sampdoria in un momento certamente di grande crisi, comunque adesso diventa un finale di campionato molto bello. I conti si fanno alla fine, e alla fine di Inter-Atalanta i conti dicono 4-0 per la squadra di Simoni e due pesantissimi punti rosicchiati in classifica alla Juventus. Ma ciò che il risultato non spiega è l'andamento di una gara dai due volti. Meglio l'Atalanta nel primo tempo giocato dall'Inter su cadenze da torneo amatoriale. Bravo Mondonico ad inaridire le fonti del gioco dell'Inter e ad ingabbiarne le velleità degli attaccanti, nella speranza non solo di limitare i danni ma anche di trovare, magari con l'effervescente Magallanes, il sistema di bucare Pagliuca. Meno brava l'Inter, lenta, macchinosa, prevedibile, nonostante gli spunti a intermittenza di Ronaldo e il gran prodigarsi di Ivan Zamorano, finalmente in campo dal primo minuto con l'inquilino del piano di sopra. Lui e Ronaldo, infatti, abitano nello stesso palazzo al 13° e 14° piano. Insomma, un copione già visto più volte negli ultimi tempi a San Siro. Un canovaccio che per 44 minuti fa storcere il naso ai tifosi della beneamata, finché, giusto al 44°, Rustico, che è raffinato nelle entrate proprio non è, si becca il secondo giallo. Nonostante Mondonico provi a ridisegnare la scacchiera, fuori Magallanes e dentro Boselli, da questo momento inizia una nuova partita in cui l'Inter parte decisamente avvantaggiata. E che la musica sia cambiata lo si intuisce subito quando Zamorano, lanciato da Ronaldo, trova in Fontana un ostacolo insuperabile, e se ne avrà conferma un po' più avanti quando Simoni inserirà Cano al posto di Colonnese. Nel frattempo siamo ad inizio ripresa, l'Atalanta ha la sua brava pallagolla per ammutolire San Siro, ma Cappioli spara di piattone nel presidio di Pagliuca, e così, come insegna la strana legge che traccia il destino delle partite di calcio, il non gol dell'Atalanta diviene pochi istanti dopo il gol del vantaggio interista. Moriero fa tutto con estrema semplicità, il suo diagonale, simile a quello di Piacenza, è imprendibile per l'ottimo Fontana. A questo punto la gara è praticamente segnata, l'Atalanta, crollata sul piano psicologico, non riesce più a reagire e l'Inter può tranquillamente dilagare.
Sono le 16.30 in punto del 14 marzo quando il pubblico interista può festeggiare il gol più atteso, quello di Nguyen Quoc Can, che servito da Moriero s'aggiusta la palla, batte Fontana prima di festeggiare alla sua maniera la prima rete in campionato con la maglia dell'Inter. Per noi è riconquistare Cano e vedere uno Zielias come ho visto nel secondo tempo, vuol dire che abbiamo dei giovani di ottime promesse. Insomma. Quello che mi fa piacere è che sono giovani la maggioranza e i giovani hanno classe, quindi io credo che su questi noi possiamo fondare il futuro. Insomma. E la festa non finisce qui. Simeone dà a Ronaldo in sospetta posizione di fuorigioco e il brasileiro segna il terzo gol scatenando l'entusiasmo sugli spalti e la vibrante protesta di Dundierski, che pure lui guadagna così anzitempo la via degli spogliatoi. E c'è gloria anche per Benoit Coé, che con la grande sorpresa dei tifosi e di Fontana si propone come epigono del più celebre connazionale Michel Platini nel calciare la punizione dal limite. Il poker è così servito, ma oggi è un altro giorno. L'Inter si è ritrovata nel pomeriggio alla Pinetina per preparare la trasferta di Coppa con lo Schalke 04 in programma martedì sera a Gelsenkirchen. Simoni avrà a disposizione soltanto 18 giocatori, in quanto, per differenti motivi, Galante, Presi, Sartor, Gyurkaev, Milanese e Sousa rimarranno a Milano. Lo Schalke è una squadra molto forte, lì bisogna partire ad affrontare con molta forza, molta convinzione, molta concentrazione. È una partita difficile, ma insomma sono queste le partite che bisogna... Bene. Il gol di Nguyen Quoc Can non è soltanto un gesto tecnico da sottolineare, è il lieto fine di una fiaba e l'inizio di una seconda vita calcistica, da censurare l'atteggiamento di quella famigerata